Fortnite capitolo 2 ha portato con sé un sacco di novità, ma anche un sacco di nuovi bug e glitch. Non siete quindi curiosi di vederne 10 tra i più interessanti? Numero 10. Il glitch della barca volante. Il nuovo veicolo ha portato con sé nuovi bug con cui potersi divertire. Per far buggare la barca dovete posizionarla sul margine della cascata, esattamente sul confine tra la salvezza e morte certa. Essa inizierà a volare, invece di precipitare rovinosamente come tutti ci aspettiamo. Sperate solo che qualcuno non vi colpisca neanche con un colpo, altrimenti la barca esploderà e vi causerà morte istantanea. Ovviamente non potete né sparare né scendere dalla barca, ma resta comunque un glitch divertente da utilizzare. Numero 9. Il bug del cassonetto. Per qualche ragione c'è un bug che consiste nel fatto che se salti all'interno di un cassonetto nello stesso istante in cui ci salta dentro un tuo compagno, la telecamera verrà spedita molto in alto nel cielo e pochi istanti dopo vi ritroverete a terra a pregare di non prendere danno da caduta. A quanto pare questo bug sembra essere molto randomico, quindi se per caso vi dovesse succedere di essere catapultati verso l'infinito e oltre, beh, fatemelo sapere. Numero 8. La cura infinita. Questo glitch sembra essere il più famoso ed il più abusato della stagione, almeno fino ad ora. Il bug consiste nell'andare a Pantano Palpitante e se piazzate una barricata all'interno del lago di Slurp, esso vi curerà costantemente. Questo significa quindi che potrete andare tranquillamente FK, prepararvi qualcosa da mangiare, tornare e... Ehi, guarda te che fortuna, ho appena vinto una partita! L'Epic ha già provato a fermare l'abuso di questo bug, rendendo inefficaci i barili di Slurp una volta entrati nella tempesta. Avete mai vinto una partita in questo modo? Oppure, avete mai perso a causa di un player che utilizza questo bug? Fatemi sapere nei commenti se siete mai stati vittima di un simile glitch. Numero 7. Ti senti bene, amico? In questa clip di un noto streamer americano, il suo personaggio è iniziato a camminare in modo decisamente inusuale. Non si sa cosa possa aver causato un bug del genere, ma è certo che verrà patchato subito e nessuno si ricorderà di questa brutta visione. Numero 6. Tutti sotto la mappa. Esattamente come agli inizi del primo capitolo, è stato trovato un modo per andare sotto la mappa. Questo glitch è stato scoperto dall'americano Laserbeam, il quale ha deciso di non portare alcun tipo di arma sotto la mappa, dedicandosi unicamente allo svago, spiegando però che si possono portare armi e inoltre si possono facilmente uccidere altri player. Questo bug verrà sicuramente patchato. Laserbeam ha deciso di non rivelare il bug, così che nessuno lo usi, almeno si spera. Numero 5. Hitbox buggate. Per farla facile, il video condiviso da Ninja mostra le hitbox di uno shotgun puntato dritto alla testa. Le immagini, purtroppo, si commentano da sole. Ci sono però due teorie riguardanti questo bug. O è un glitch nuovo arrivato con il secondo capitolo, o, nel peggiore dei casi, esiste da sempre e la Epic non è mai intervenuta per sistemarlo. Addirittura una folle teoria su internet sostiene che i danni fatti ai personaggi femminili siano superiori rispetto ai danni inferti ai personaggi maschili. Spero tanto che questa teoria rimanga una teoria. E se così non fosse, beh... molto male, Epic. Molto male. Alla numero 4 troviamo la morte istantanea. A Fattoria Frenetiche c'è un luogo specifico il quale causa morte istantanea a chiunque ci metta piede sopra. Se decidete di buildare ad una certa altezza, verrete immediatamente eliminati dal gioco per nessunissima ragione. Questo glitch ha fatto fuori un'intera squadra in live streaming quando Dottor Lupo e i suoi compagni sono entrati in un box e subito dopo sono stati eliminati apparentemente senza alcuna ragione. Il mio consiglio? State lontani da quelle maledette fattorie. Alla numero 3 abbiamo l'anti-shooting. Questo bug è una sorta di instant karma. Esso affligge coloro che usano un emote subito dopo aver ucciso un player. In questo video di dubbia qualità vediamo un player intento ad usare l'emote del trombone, ma improvvisamente non riesce più a sparare ed ecco che interviene il karma punendolo con una penosa morte. Sapete che vi dico? Vi meritate di trovare solo armi bianche per il resto dei vostri giorni. Ecco, l'ho detto. E alla numero 2 abbiamo il glitch dell'esperienza. Prima che ve ne parli, fate bene attenzione, perché la maggior parte di quelli che l'hanno usato sono stati bannati a vita, quindi fossi voi ci penserei due volte. Con questo bug potrete guadagnare come minimo 8000 esperienza a match facendo... niente! Sostanzialmente dovete andare in posti specifici durante la partita e il gioco vi ricompenserà come se fosse la prima volta che li visitate. Cosa ne pensate di questo nuovo metodo di fare esperienza? Fatemelo sapere nei commenti. E al primo posto troviamo il sogno proibito di ogni giocatore, non subire danno da caduta. Immaginate di essere più in alto che non si può in una build battle e dovete scendere ma non avete materiali. Cosa fate in quei casi? Beh, semplicemente fate come in Assassin's Creed. Prendete bene la mira e saltate all'interno di un mucchio di paglia. Vedrete che ne uscirete senza alcun graffio. L'unico mio consiglio? Non fatelo a casa. Scrivetemi nei commenti quali altri glitch conoscete o avete subito e mi raccomando di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale. E noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video.